Fabbrica della comunicazione. Iscriviti al canale YouTube e attiva la campanella per essere aggiornato sulle novità. Non perderti le interviste video sul sito, anche su Telegram, e gli speciali in podcast su Spotify. Fabbrica della comunicazione è un progetto culturale e divulgativo. Seguici. Insieme possiamo costruire un mondo migliore. Bentrovati a tutti, buona domenica, saluto Enrica Perucchietti, ciao! Ciao, ciao, buona domenica a tutti! Non troppo bene, direi! Con la mano che mi rimane saluto in stile la fu regina Elisabetta. Puoi esercitarti comunque, ecco, ok. Non chiediamo ad Enrica Perucchietti, ma andiamo direttamente a una cosa che sicuramente ti potrebbe interessare se tu fossi in Lombardia, la tessera sanitaria. Perché secondo te poi non arriverà anche in Piemonte? No, però magari uno dice già nelle tue condizioni sicuramente. È una cosa che ha a che fare con la sanità. Tessera sanitaria appunti, qualcuno l'aveva già menzionata la scorsa settimana, quando così eravamo in altre faccende affaccendate, ma tanto voglio dire, che pretendiamo che di queste cose poi non ne parliamo anche noi, che ci possano sfuggire, quando mai? Quindi la tessera sanitaria appunti, questa fantastica idea della Lombardia di Bertolaso, che probabilmente si estenderà anche ad altre regioni d'Italia e che ci porterà un po' come se fossimo al supermercato, no? Quindi più punti accumuli, più bonus potrai avere. Che meraviglia! E quando invece, non lo so, non fai quello che vogliono, ti decurtano i punti, ti fanno passare direttamente in prigione. Adesso, Perucchietti, non cominciamo con il solito complottismo, no, perché voglio dire, questa adesso dimmi qual è la bruttura di una fantastica tessera sanitaria che tu puoi compilare facendo a modo tutte le cose che devi, no? E no, già quando mi dicono che ti farà a modo tutte le cose, già mi viene un attimo, sai, così, mi vengono i peli dritti. Allora, innanzitutto c'è sempre la questione della finestra di Overton, perché ci sono personaggi tipo Mister Emergenze, Bertolaso, che devono sparare queste proposte dicendoti, ah ma no, ma adesso è soltanto una proposta, così poi c'è il dibattito, ci sono magari altri come Mister Emergenza che iniziano a dire, ah, perché no, è una bella proposta, potrebbe essere valida, quindi si crea attorno a questo dibattito magari un gruppo di persone favorevole a sostegno di questa sparata, e intanto dalla finestrella di Overton iniziano a passare per gradi, no, queste sparate seguendo l'iter della gradualità. Ho visto che per esempio proponeva punti per chi dovesse seguire tutti gli screening che sono da fare. Anche qua c'è l'ennesima confusione, perché si sta anche inculcando nell'opinione pubblica che gli screening siano una forma di prevenzione. Gli screening sono degli esami diagnostici. La prevenzione è lo stile di vita, l'alimentazione, lo sport che si fa, l'attività fisica e quant'altro. Non è che se fai tutti gli screening che ti dicono di fare durante l'anno, se ti pigli tutte le pastiglie dalla statina fino a la sacropuntura e tutto il resto, quelli sono quelle prevenzione. Queste sono le solite boiate, oltre che quelle forme di riscrittura delle abitudini, oltre che di neolingua. In ogni caso è preoccupante, perché tassello per tassello, ormai ne stiamo parlando con te tutte le settimane, sembra che stiano creando questo grande tabellone, questo puzzle del sistema di credito sociale, in questo caso in salsa italiana. Che poi è strano che si servano della tessera sanitaria, cioè una volta che avevano approntato il Green Pass uno avrebbe potuto pensare, no, che tutto così tranquillamente avrebbe potuto confluire direttamente lì, invece questo cambio improvviso di regia fa pensare ad altro, no? Cioè magari un Green Pass che non verrà più utilizzato, che ne sai?
Ma è comunque la formula è diversa, non è quella del lascia passare come era il certificato verde, ma una formula più un po' diversa del sistema bastone carota, ma soprattutto inizialmente della carota, dei premi, no? dei punti, di nuovo del cittadino virtuoso, come quelle sperimentazioni che sono partite a Bologna, Fidenza e in altri posti, cioè il puntare sul fatto che se il cittadino si comporta bene, bravo e virtuoso, allora viene premiato. Però di nuovo occhio, perché poi magari qualcuno dirà vabbè, ma è stata solo una proposta, che c'è di male? Sì, inizialmente anche il Green Pass era solo una proposta. Molti avevano detto di no, non è possibile, poi alla fine sappiamo bene com'è andata, anche perché le proposte servono proprio per far passare, iniziare a far passare, ad aprire una finestra di Overton nella società, poi a creare un precedente, poi insomma a spianare la strada alle tappe successive. Il fatto che comunque si stia anche cercando di utilizzare, oltre che di aggredire la sanità pubblica, ma anche di utilizzare e di strumentalizzarla, mi sembra insomma abbastanza chiaro, sia negli ultimi anni sia anche i tentativi di privatizzarla, cioè ci sono insomma la sanità, mi sembra che negli ultimi anni sia abbastanza sotto attacco, come tutti noi, e d'altronde, però insomma ci sono alcuni personaggi che hanno diciamo spostato l'occhio di Sauron sulla sanità. Hai fatto molto bene prima a fare questo distinguo a proposito dello screening e dello stile di vita, perché molta gente invece tende ancora a confondere queste due cose, credendo che ne so, una mammografia, un'ecografia o una visita da uno specialista siano risolutive di tante cose, invece non è così, quindi giustamente hai fatto bene a ribadirlo. La cosa che preoccupa invece a proposito della tessera punti sono proprio i punti, cioè il fatto che, come sottolineavi tu, siamo entrati, sembra, in un sistema per cui tutto deve essere come al supermercato, no? Quindi lo dicevamo inizialmente, questo modo di ragionare anche qui, cioè alla fine ragioneremo sempre per punteggio fino ad arrivare, come dicevi tu, al sistema di credito sociale, cioè lo vedi sempre più vicino, insomma. Assolutamente sì, ma con te ne stiamo parlando da parecchio tempo, saranno un paio d'anni. È ovvio che non possono adottare un sistema alla cinese in Occidente, e che lo devono fare per gradi, soprattutto da noi, avendo una mentalità completamente diversa, facendo penetrare nel tessuto sociale l'idea della comodità. E del fatto, è proprio del premio, cioè se ti comporti bene, noi ti diamo i premi, i punti, che è esattamente il sistema che sta alla base delle tessere fedeltà, della tessera che ti fai al supermercato, che ti fai nella tal catena o nel tal negozio. Se tu spendi, compri determinate cose, ti accumuli punti, e quei punti poi ti permettono di avere uno sconto oppure un regalo a fine anno, o di avere, non so, al tuo compleanno la mail con il buono, con lo sconto del 10%. Qua è una cosa molto simile, perché si sa che poi la mente delle persone, quando sente parlare, proporre punti, omaggi, regali e tutto il resto, tende poi a essere più accondiscendente verso determinate proposte, mentre invece se si adottasse una modalità più violenta, più coercitiva nel dire dovete comportarvi così, altrimenti multe, sanzioni e tutto il resto, magari insomma ci sarebbe subito una sollevazione popolare, lo sdegno, il malcontento. Invece così è tutto più felpato, più strisciante, più sotterraneo, proprio più viscido e più meschino. Il problema sono ancora le persone che non se ne rendono conto che pur di ottenere quell'incentivo, quel premio, quell'omaggio, quel bonus, sottostanno a queste proposte, a queste sprate, che poi esattamente avevamo dedicato almeno una puntata, forse anche un paio, proprio alla sperimentazione a Bologna, no? Il cittadino virtuoso che c'ha l'app, che va a monitorare tutto quello che fa, se prende i mezzi pubblici, se non prende la macchina, se prende il monopattino,
E intanto quello lì cede libertà, privacy, dati e tutto il resto, però poi magari a fine anno gli regala uno sconto sui mezzi pubblici che prende perché è costretto a girare ai 30 all'ora, non poteva prendere più la macchina e tutto il resto. Cioè, ci rendiamo conto della bestialità, delle bestialità e degli abomini a cui ormai ci stanno costringendo ad adottare, ma perché ci stanno indottrinando e ci stanno educando, addomesticando come se fossimo degli animali, però a noi sta bene. E poi tra l'altro dalla Francia viene fuori questa sorta di inquisizione 2.0, in questo caso farmaceutica, per cui criticare i protocolli sanitari in Francia è un reato, previsto carcere e anche una multa, insomma, nei casi più blandi. Ma veramente stiamo rischiando grosso? Assolutamente sì, questa è una follia, altro che inquisizione. Si sta strumentalizzando un disegno di legge contro le sette nel il plagio, inserendo poi all'interno anche qua la criminalizzazione del dissenso in campo sanitario, quindi chi dovesse contrastare, dissentire, criticare delle misure sanitarie ritenute sicure dallo Stato può incorrere in pene detentive, multe e tutto il resto. Quindi possiamo ben capire che cosa sarebbe successo negli anni passati durante la pandemia se fosse stato in vigore, in questo caso in Francia, ma anche quello che potrebbe capitare a quelle persone qualora ricercatori o altro andassero a contestare delle modalità terapeutiche che magari hanno non sono così diciamo sane per tutti o hanno dei riscontri pericolosi, ambigui. Cioè, uno che volesse criticare per esempio la chemioterapia o la radioterapia cosa fa? Rischia poi 3 anni? Uno che volesse seguire, adesso non so in Francia che protocolli ci siano, ma una terapia in stile di Bella, Simoncini o altro, e andasse a criticare i protocolli adottati per la cura anticancro, che fa? Si deve rischiare 3 anni di carcere, una pena pecuniaria? Cioè, siamo ormai alla follia, qua siamo oltre lo psicoreato. Il problema è che di nuovo non ce ne rendiamo conto e che non c'è oltre che un'indignazione, una reazione, a meno che queste imposizioni e queste leggi non vengano varate per entrare nelle tasche e quindi nel portafoglio dei cittadini. Allora lì sì che poi ti scendono in campo i taxisti, i trattori e tutto il resto, viva Dio, fanno benissimo, però poi il problema è che non succede la stessa cosa quando a essere sotto attacco sono le libertà e i diritti fondamentali. E perché questo succede? Di nuovo, perché siamo stati ormai educati, ammaestrati, addomesticati come degli animali domestici e ci hanno abituato a disinteressarci, non tanto della nostra privacy, che ormai non abbiamo più, ma neanche più dei nostri diritti e delle nostre libertà. Che poi alla fine, anche quando tu, no, dicevi le proteste, non sono mai generalizzate, sono sempre settoriali, cioè a seconda delle persone che vengono colpite, queste ogni tanto qualcuno si risveglia e dice: oh, tocca a me, adesso tocca a noi fare, no, lo sciopero, e naturalmente presentarsi fino a Roma con i trattori e con i gilet. Insomma, anche qui non siamo uniti nemmeno, ma anche un altro aspetto, anche l'altro aspetto che comunque sono cose che vengono messe a punto solo in certi stati e non in altri dell'Unione Europea, come dire, facciamo delle sperimentazioni, vediamo un po' come va in questo stato, aspettiamo di provare di qua, vediamo prima qui, se qui funziona magari lo portiamo anche di là, no? È anche questo. Ma chiaramente, perché non lo puoi fare così su tutti gli stati, a meno che non parta proprio dall'alto, dal Parlamento europeo, e quindi ci sono i laboratori. Noi in Italia siamo stati un grande laboratorio a cielo aperto durante la pandemia e ci sono tanti piccoli laboratori sparsi qua e là.
chi punta di più sulla digitalizzazione, chi sullo sdoganamento dello psicoreato, chi su altro, ma negli ultimi anni io penso che sia abbastanza impressionante come a macchia di leopardo però stiano proprio nascendo, si stiano consolidando questi laboratori sociali e, come dicevi tu giustamente, non ci sia una consapevolezza unitaria, compatta, che spinga le persone a unirsi e scendere in piazza per lottare anche quando magari certe manovre, certe misure liberticide non colpiscono direttamente loro, ma colpiscono altri che fanno parte della collettività, in quanto collettività dovrebbero essere comunque tutelati, difesi, protetti, e quindi certe battaglie andrebbero fatte anche se non colpiscono direttamente te. E invece c'è un po' questa forma di pavidità e di egoismo per cui finché non vengono a casa tua a prenderti, vabbè, tu stai comunque tranquillo nelle retrovie sul divano e aspetti. Bene, ci ritroviamo domenica prossima con Erika Perucchietti. Buona guarigione. Grazie, ciao, buona domenica a tutti. Fabbrica della comunicazione. Iscriviti al canale YouTube e attiva la campanella per essere aggiornato sulle novità. Non perderti le interviste video sul sito, anche su Telegram, e gli speciali in podcast su Spotify. Fabbrica della comunicazione è un progetto culturale e divulgativo. Seguici. Insieme possiamo costruire un mondo migliore. Cos'è la comunicazione e quante sfaccettature ha? Quanto di ciò che viene trasmesso dai media è verità e quanto mistificazione? Quanto nell'informazione è autentico giornalismo? Fabbrica della comunicazione, il linguaggio dei media. Per scoprire la struttura e i meccanismi di radio, TV e web, apprendere i segreti del parlare in pubblico, relazionarsi con gli altri in modo corretto e riuscire a capirsi al di là delle parole. Fabbrica della comunicazione, il linguaggio dei media. Il libro di Beatrice Silenzi, disponibile in tutte le librerie, store online e anche in formato ebook.